buonasera a tutti voi, il caffè della domenica mattina è prontissimo, noi vi auguriamo una buona domenica qua su Telenovela Serie TV Music, ma siamo prontissimi per entrare nel vivo del programma per parlare di telenovelas e quindi do la linea a Marianna che oggi ci parlerà di Esmeralda, ma la settimana prossima ne continueremo ancora a parlare di Esmeralda, anche perché ci sono tantissime cose da dire. E allora a te la parola, Marianna, e noi ci vediamo domenica prossima sempre con Buenos Dias, il caffè della domenica mattina. Un saluto da Omar, ciao! Buenos Dias amici di Telenovela Serie TV Music, oggi parliamo di Esmeralda, telenovela del 1997 targata Televisa, Messico. La telenovela è il remake di Esmeralda, storia venezuelana del 1970 con Lupita Ferrer e José Bardina. Esistono altre versioni della storia, la più famosa in Italia Topazio con Grecia Colmenares e Victor Camara, la brasiliana dal titolo Esmeralda del 2004 e l'ultima versione del 2017 Sinto Mirada con Claudia Martin e Osvaldo De León. L'attrice Letizia Calderón, per interpretare la protagonista cieca della telenovela, ha frequentato per un breve periodo una scuola per non vedenti. La Calderón aveva già interpretato un personaggio simile in un'altra produzione dal titolo Principessa, ma per poche puntate. La telenovela ha vinto il premio TV Novelas nel 1998 nelle categorie Migliore telenovela, Migliore attore senior grazie all'interpretazione di Ignacio López Tarso, Migliore attrice Nora Salinas e Migliore attore Alejandro Ruiz. E per oggi è tutto, vi do appuntamento a domenica prossima con la seconda parte delle curiosità di Esmeralda. Ciao!